Ogni anno, siccome insegnavo, veniva in classe mia, soprattutto nelle classi quinte, a parlare appunto dell'esperienza che aveva vissuto. Una cosa che mi colpiva sempre è che lui non aveva nessun sentimento di odio verso i tedeschi, perché diceva erano vittime anche loro dei capi. Siamo uomini, apparteniamo alla stessa famiglia umana a cui appartennero i nostri carnefici, scriveva Primo Levi, scrittore e superstite dell'Olocausto, dimostrando quali insospettate riserve di ferocia e di pazzia giacciono latenti nell'uomo dopo millenni di vita civile. Chi quella ferocia e pazzia l'ha vissuta sulla propria pelle nei campi di internamento, però non ha odiato i suoi carnefici, anzi ha esortato i propri figli a coltivare l'amore verso il prossimo, come emerge dal racconto di Mariella Barbuzzi, figlia di Antonio Barbuzzi, internato in Germania dal 1943 al 45. È stata lei questa mattina in prefettura a Chieti a ritirare la medaglia d'onore conferita al padre insieme a Vita Latina e Giuseppe Aggi, figlia e nipote di Cosimo Latina ed Eugenio Aggi, anche loro militari internati nello stesso periodo in Germania, a consegnare riconoscimenti con il prefetto Mario Della Cioppa, i sindaci di Chieti e di Fossacesia, Diego Ferrara ed Enrico Di Giuseppe Antonio. Le medaglie d'onore alla memoria, come previsto dalla legge 296 del 27 dicembre del 2006, vengono conferite a cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia della guerra e ai familiari dei deceduti. Quel sacrificio sia monito per tutti affinché quelle atrocità non si ripetano mai più. È stato questo il messaggio più volte ripetuto durante la cerimonia odierna alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e l'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte. L'importanza di ogni 27 gennaio è straordinaria perché rinnova la giornata della memoria in maniera tale che tutti quanti noi non ci dimentichiamo mai ciò che è accaduto. Quest'anno è sicuramente ancora più, ha un significato ancora più profondo e ha parlato in questo senso il nostro Presidente della Repubblica, il quale ha richiamato l'attenzione di tutti anche alla luce degli avvenimenti odierni. Tutto quello che è stato il secondo conflitto mondiale nasceva dalla volontà di potenza e di sopraffazione della follia hitleriana. Quindi il grande no a ogni forma di sopraffazione, il grande rispetto per la dignità di ogni essere umano. Penso agli internati che sono morti in campo di concentramento e dove questo rispetto evidentemente non c'è stato, e quindi anche l'esigenza di mantenere tutti una coscienza vigile, critica, perché simili barbari non si ripetano più. Lui è tornato in quel campo di internamento successivamente. Lui non è tornato mai, noi sì, come famiglia siamo andati. Cosa ha provato? Ho ancora nelle orecchie il silenzio assordante del posto. È tanta tristezza.